Amici carissimi di Terre, Sapori e Vini, ben ritrovati in nostra compagnia e questa volta vi parliamo dal bel Piemonte, dalla provincia di Cuneo, da uno dei borghi più belli d'Italia. Siamo a Neive, con me c'è Mauro Carosso, AIS Torino, ma non solo, responsabile della didattica AIS a livello nazionale. Mauro, perché le nostre telecamere oggi hanno raggiunto Neive e soprattutto il castello di Neive? Ma avete raggiunto Neive perché c'è stato un evento particolare. Io sono stato a Monza dai nostri associati, la nostra delegazione di Monza, a tenere un seminario sul barbaresco che è durato due serate. E poi il terzo momento ho voluto che fosse realizzato in Langa. Quindi oggi siamo qua a Neive al castello, perché il castello di Neive ha una responsabilità importante sulla storia del barbaresco. Con i nostri colleghi sommelier abbiamo fatto una bella visita al castello, abbiamo fatto una degustazione con sei etichette di altissimo livello che concludono questo percorso molto bello, sia dal punto di vista didattico, sia dal punto di vista storico, ma oggi anche un po' emozionale. Poi concluderemo ovviamente con un po' di tartufo, perché oggi non può mancare un po' di tartufo. Mauro, quando parliamo di barbaresco io credo che non diciamo sicuramente bugie, parliamo di uno dei vini più importanti non in Italia ma al mondo, e parliamo anche di produttori che sono nomi che ci rendono orgogliosi agli occhi del mondo. Certo, abbiamo un vino che insieme al Barolo rappresenta il Piemonte alto nel senso di qualità sul nebbiolo, e con produttori che sono noti sulla scena mondiale. Abbiamo assaggiato il Castello di Neive, i Marchesi di Gresì, un'azienda storica settecentesca in cui con il loro vigneto Martinenga producono dei capolavori, Gaia che è il barbaresco nel mondo, la Spinetta che è un'azienda moderna, dinamica, che ha dato al barbaresco quel valore magari un po' più diciamo moderno, come si può dire, anche se non è esatto parlare così. E poi Bruno Giacosa che attraverso un suo Asili del 2004 ci ha emozionato, perché Bruno è forse il personaggio che in questo territorio ha dato molto a livello di qualità ma soprattutto di prestigio. Mauro, io ti ringrazio moltissimo, ma qual è il territorio dove si può produrre il barbaresco? Lo vado a chiedere all'enologo del castello qui di Neive, perché con lui avrò un dialogo importante da affrontare. Grazie anche alla regia attenta di Pietro Marcellino per le immagini della degustazione con gli amici dell'AIS e naturalmente con le immagini anche del borgo più bello d'Italia, di Neive. Rimanete con Terre, Sapori e Vini. Questo signore al mio fianco è Claudio Roggero, che è l'enologo del Castello di Neive. Allora Claudio, abbiamo detto con Mauro, già, ma il barbaresco dove si fa e poi soprattutto come si fa questo grande vino italiano che ci rende orgogliosi nel mondo? Dove si fa? Si fa in tre paesi completi, che sono Neive, Barbaresco e Treiso, più una piccola parte del comune di Alba che si chiama San Rocco Senodelvio. E come si fa? A noi piace pensare che si faccia ancora al 99% nel vigneto, quindi partendo da vigneti di una certa età di vita, ben esposti, con le giuste condizioni anche di pendenza, e raccogliendo le uve al momento giusto, coltivandole con la giusta produzione, e poi in cantina, alla fine meno lavoro si deve fare in cantina meglio è. Claudio, ti faccio i complimenti, ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, soprattutto ti ringrazio per i grandi barbareschi che tu produci nelle vostre cantine. È arrivato il momento di andare anche in cucina, rimanete con noi. Abbiamo lasciato la vigna, ho raggiunto questa signora che si chiama Emanuela Merli, ma soprattutto ho raggiunto la trattoria del Rondò sempre qui a Neive, perché abbiniamo dei grandi piatti del territorio, chiaramente i vini barbaresco. Devo dire che ci sarà un base 2013 dei produttori, ma anche quattro cru importanti, che saranno il Muncagotta, il Monte Stefano, l'Ovello e il Paillet. Però Emanuela, che cosa abbiamo preparato da abbinare a questo grande vino? A questo grande vino ho preparato la finanziera. È un piatto costruito con l'interiore degli animali, vitello, coniglio e
poche verdure. Però prima della finanziera abbiamo avuto altri piatti, perché purtroppo noi dobbiamo essere un po' sintetici. Certo. Cosa abbiamo prima iniziato? Avete iniziato con una carne cruda battuta a coltello, di vitella, giovane vitella piemontese. Sì, sì. Poi avete assaggiato un uovo in camicia nel bignè coperto di fonduta di raschera. Con tanto di tartufo, perché il tartufo in questa stagione sta diventando veramente buono. Certo, senza nulla togliere alla raschera, che è un grande formaggio, una grande DOP del Piemonte. Certo. Poi a seguire i secondi, la finanziera, ma non solo. Il brasato. Il brasato è un grosso pezzo di carne, quando dico grosso, 5-6 kg, che cuoce a lungo nel barbaresco, certo, con un accompagnamento di tutte le verdure e spezie. Brasato, finanziere, come se non bastasse, non uno ma due dolci. Due dolci. Il più tradizionale che ci sia, che è lo zabaione con la torta di nocciole, una torta croccante e molto leggera. E poi il preferito, che è un dolce di mia... è così, non dico invenzione, ma insomma, sul quale di punto fantasia, molto, diciamo così, dai. Ed è un flan di cioccolato, un semplice flan di cioccolato fondente accompagnato da una cucchiaiata di crema alla vaniglia. Questa volta con me un altro amico, Fabio Mondini, AIS di Monza, perciò sono gli amici che hanno raggiunto il bel Piemonte. Detto fra di noi, a lui non lo dico, ma detto fra di noi, se la sono anche godicchiata, perché Fabio, scherzi a parte, avete veramente, credo, assaggiato differenti espressioni di uno dei vini più buoni, posso dire, al mondo? Assolutamente, assolutamente sì, barbaresco. Questo vitigno Nebbiolo, dove con AIS Monza ho voluto organizzare questo seminario grazie alla disponibilità di Mauro Carosso, che è un personaggio nella nostra associazione di uno spessore elevato, ma di una preparazione, di una conoscenza elevata. Due incontri fatti a Misinto, dove abbiamo toccato i comuni di produzione del barbaresco, e l'ultimo incontro qua oggi, incontrando gli amici poi di AIS Torino, che è queste cose belle che si fanno nella nostra associazione, dove abbiamo potuto al Castello di Neive concludere quello che è stato questo seminario su questo percorso di questo grande vino. Fabio caro, io ti ringrazio molto. La cosa più importante è che noi italiani dobbiamo essere orgogliosi dei nostri prodotti. Grazie all'AIS, grazie a Fabio, grazie a AIS Piemonte. E grazie chiaramente a Mauro Carosso, al Castello di Neve, alla Trattoria del Rondò, alla regia di Pietro Marcellino. Terre, Sapori e Vini vi attende per i prossimi viaggi, per le prossime avventure. Mi raccomando, rimanete sempre con noi per le cose buone d'Italia. Thank you.